Buonasera e ben ritrovati negli studi di Zoom 24 dalla sede centrale di Vibo Valentia per un dibattito che procede da vicino ormai le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Accanto a me quattro rappresentanti dei quattro diversi schieramenti che si contenderanno la guida di Palazzo Luigi Razza, cioè del comune dell'antica Hipponion. Si tratta di Pasquale Lagamba, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Francesco Colelli, segretario cittadino del Partito Democratico, Marcella Murabito, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, e Salvatore Bulzomi, segretario regionale dell'UDC. Entrambi rappresentano, dicevamo, gli schieramenti in corsa. Ed io partirei proprio da Pasquale Lagamba, che sostiene la candidatura di Roberto Cosentino al comune, a sindaco, per chiedergli se questa campagna elettorale non le sia sembrata un po' morta, un po' anomala. Una campagna senza piazze, chiuse per via dei cantieri, insomma, una situazione un po' paradossale. Allora, buonasera Tonino, buonasera a tutti. È una campagna elettorale probabilmente diversa. Molti partiti hanno fallito in quello che era il loro ruolo in passato, e questo ha costato un allontanamento delle persone dalla politica. Certamente questo non vale per il mio partito, in forte crescita grazie al grande lavoro di Giorgia Meloni, e per quanto riguarda le piazze non ne vedo una colpa, anzi mi sembra paradossale e spesso anche sterile la polemica di chi si lamenta dei troppi lavori avviati in città. In passato, io che ho una buona memoria politica degli ultimi 30 anni, almeno 30 anni della città di Vibo, in passato le opere pubbliche erano salutate con grande soddisfazione da parte dei nostri concittadini. Ora non capisco ultimamente questa polemica dei troppi cantieri. Bene. Francesco Colelli, troppi cantieri in città rappresentano il segnale che questa amministrazione, come dice Fratelli d'Italia, ha impresso una spinta differente allo sviluppo del territorio, oppure no? Intanto grazie per l'invito e grazie per questo servizio che state offrendo a questa campagna elettorale, che sì, effettivamente è un po' strana e un po' morta, però se Vibo fosse una città normale, stavolta la campagna elettorale non ci sarebbe dovuta essere, semplicemente perché c'è una coalizione che la governa da 15 anni e la governa male. Questo è un dato inconfutabile, un dato sotto gli occhi di tutti, quindi di fatto questa campagna elettorale non ci sarebbe dovuta essere. C'è perché poi Vibo è una città che è legata da tante dinamiche, da dinamiche particolari, da dinamiche del bisogno, da dinamiche dell'amicalità. Quello dei cantieri che dice Pasquale Lagamba è vero, a volte i cantieri venivano accolti in modo positivo dalla cittadinanza, ma quando questi cantieri portavano a qualcosa, quando questi cantieri erano atti a migliorare l'aspetto e, diciamo, la fruibilità anche della città. Qui si sta vivendo una situazione dove i cantieri sono fini a se stessi, le cose si fanno solo perché si devono fare, si spende solo perché si deve spendere, e lo si fa anche male, lo si fa senza alcun tipo di programmazione e soprattutto lo si fa senza alcun tipo di condivisione con la città. Cioè, noi abbiamo Vibo che è paralizzata, il centro cittadino di Vibo è paralizzato, i commercianti che già soffrivano una crisi totale del settore sono ancora ulteriormente bloccati. Il tutto senza che non ci sia stato un minimo di condivisione con queste persone, che erano il cuore pulsante dell'economia cittadina e che oggi d'impeto, solo perché si deve rifare Piazza Morelli perché a qualcuno non piaceva, hanno visto il loro tessuto economico totalmente distrutto. Ecco. Salvatore Bulzomi, lei non amministra Vibo da qualche anno, ricordiamo che Salvatore Bulzomi è stato assessore alle politiche sociali e alle attività produttive del Comune di Vibo, se ricordo bene, nella consigliatura 2010-2015 con l'allora sindaco Nicola D'Agostino. Questi cantieri sono un'opportunità di sviluppo o un intralcio? Guardi, io la penso un po' diversamente, direttore, da chi mi ha preceduto nel parlare. Io penso che i cantieri sono frutto di benessere, perché quando si aprono cantieri vuol dire che c'è economia.
vuol dire che arrivano flussi di denaro nelle casse del comune, significa che ci sono imprese che lavorano e significa che ci sono operai che lavorano per le imprese e significa che nella città si spende. Ora, il problema può essere la logistica dell'apertura dei cantieri, forse troppo, come dire, troppo insieme a ridosso, ma qui però dobbiamo anche fermarci un attimo e fare una valutazione. La valutazione è di carattere anche tecnico. Ci sono delle situazioni in cui, voglio dire, purtroppo, siccome questi sono fondi o comunitari o del PNRR, hanno una indicazione di spesa che è quella, che non si può derogare, non ci sono, anche perché stiamo vedendo come il ministro Fitto, voglio dire, giorno per giorno si sta, come dire, affrettando a... hanno fatto anche una cabina di regia sul PNRR per velocizzare la spesa, hanno fatto una cabina di regia con la prefettura per velocizzare la spesa, per cui il problema è a monte, non è per le amministrazioni. Quindi il sindaco non avrebbe potuto fare diversamente, perché... Ma sicuramente non avrebbe potuto fare diversamente. Poi quando ci sono cantieri che si aprono, voglio dire, è un benessere per la città. Con questo, voglio dire, anche è stata una buona programmazione fatta dall'assessore Russo, allora, perché questo è frutto anche di un lavoro, non è che si fanno così i cantieri. Ecco, Marcello Morabito, qual è il vostro punto di vista rispetto ad una città trasformata in un grande cantiere? Il nostro punto di vista è che non basta spendere per dire che una città va bene, che l'economia va bene. I cantieri vanno programmati, pianificati con dei tempi e delle modalità che non possono essere queste. Non ci si può ridurre a 2 mesi dalla fine del mandato ed aprire e paralizzare una città. Ricordo che i fondi per Piazza Municipio furono annunciati 3 anni fa. E non è possibile che questa è la tempistica per aprire un cantiere. Un cantiere in sé aperto, ben programmato, non significa benessere, significa sperpero di risorse pubbliche e quindi di soldi di tutti noi. Perché da ovunque arrivino questi soldi, che siano fondi nazionali o europei, voglio ricordare a noi tutti che sono soldi pubblici, quindi vanno ben spesi. A partire dalle nostre risorse interne dovremmo imparare a gestire bene il denaro pubblico e non spenderlo così fine a se stesso per dire sì, questa amministrazione funziona. Questa amministrazione non funziona, non funziona da 15 anni, non funziona dagli ultimi 5 anni e ci meravigliamo come oggi tutti ne parlino. Ci saremmo aspettati che ci fosse un'opposizione in questi 5 anni e che portasse queste tematiche all'interno del Consiglio Comunale, cioè che svolgesse il suo lavoro importantissimo. E quando c'è stata l'occasione di denunciare questi fatti, questa mala gestione, che l'avessero colta al volo, e c'è stata anche occasione per sfiduciare questa maggioranza e non è stata colta. Anzi, gli è stato dato un assist per arrivare a questo scempio finale. Si sono utilizzati i fondi per fare campagna elettorale, dal teatro ai cantieri che hanno paralizzato la città, sulla pelle dei vibonesi. Bene, Francesco Colelli, questa opposizione quindi non ha svolto a dovere il proprio ruolo, non è la prima volta che Rifondazione Comunista solleva questo argomento, questo tema di dibattito, e addirittura ha evitato che Maria Limardo andasse a casa quando non aveva più nella sostanza una maggioranza. Quindi si sente in linea questo, con queste affermazioni. Questo è un punto di vista personalissimo della dottoressa Morabito, sicuramente opinabile. Anche perché quella parte di opposizione che ha salvato Maria Limardo in quel momento storico oggi è candidata con Maria Limardo. Quindi non si può fare alcun accostamento tra quella fetta di opposizione e il Partito Democratico, i 5 Stelle e tutti quelli che oggi sono al fianco di Enzo Romeo.
mi dispiace che non se ne sia accorta Rifondazione Comunista dell'opposizione che c'è stata, d'altronde non li ho mai visti né ad un consiglio comunale né ad una commissione né ad un'iniziativa dove si parlava di politica del territorio. Parlano di una vera alternativa che avrebbero costruito. Io onestamente vedo una lista costituita da persone che con Vibo non hanno niente a che fare, però si continuano a dare lezioni a chi ha fatto opposizione in questi anni. Cioè, Rifondazione Comunista cambia le persone da Cosenza, da Catanzaro e da Crotone, però viene a spiegare al Partito Democratico come si deve fare opposizione. Ecco, il dato reale è proprio questo, che noi abbiamo costituito una coalizione dove le persone conoscono davvero i problemi del territorio, conoscono i problemi della città. Io sfido ad andare a chiedere ad alcuni candidati dove si trova Viano Terravecchia, dove si trova la Giorgia Sarella, dove si trova Piazza Terranova. Ecco, questo per dire che cosa? Per dire che quando si parla dei problemi della città, la città bisogna conoscerla e non ci si deve candidare alle elezioni solo per il gusto di dire che ci si è candidati. Questo è l'unico appunto che faccio di fondazione, visto che ogni volta si dice l'opposizione, il PD. Allora, ad oggi c'è un dato inconfutabile: Rifondazione Comunista è alleata col centrodestra. E vi dico anche perché, perché se c'era un'alternativa stavolta, l'alternativa era costituita dal polo progressista, e chi oggi si candida con speranze belle Italie, sta aiutando e non ci riuscirà, perché Romeo vincerà queste elezioni, e lo dico con cognizione di causa, sta aiutando che si continui su quello che è stato in questi 15 anni. Bene. Passiamo adesso al centrodestra, perché insomma, se Sparta piange, Atene certo non sorride, diceva qualcuno. E, insomma, Maria Limardo, l'amministrazione uscente, sostiene il centrodestra, Coram Populo, ha evitato il secondo dissesto per questa città, ha lanciato una serie di cantieri, è andata avanti, ha programmato importanti opere pubbliche, ha risolto un sacco di problemi, poi il sindaco si candida e qualche giorno dopo fa due passi indietro dicendo non vedo entusiasmo intorno a me e alla mia candidatura. Pasquale La Gamba, come stanno le cose? Allora, io devo fare un passaggio sui 15 anni. Salvatore Bulzomio ha fatto bene prima a precisarlo, dovrebbe ricordarlo bene, è stato assessore con me sin dal primo momento con l'amministrazione Nicola D'Agostino. Il primo, siccome qua si parla di disastro degli ultimi 15 anni, ci sarebbe da ricordare che dal 16, la precisione nello stabilire il periodo è perché dal 2005 al 2010, quindi dai 16 ai 20 anni, ha governato a Vibo il centrosinistra. Ok? E l'attuale candidato del centrosinistra a sindaco è stato anche membro autorevole di quell'amministrazione. All'indomani del nostro insediamento con l'amministrazione D'Agostino, questo parlano gli atti, quindi non sono opinioni, la Corte dei Conti cominciò a bussare a casa nostra, alle porte del comune, dove chiedeva enormi chiarimenti sulla spesa dopo i fondi dell'alluvione, sui fondi dell'alluvione del 3 luglio 2006. E lì nasce, si scopre, o meglio, la prima pentolaccia dei problemi, quindi la gestione dei fondi della famosa alluvione del 2006. Quindi quel dissesto non nasce perché ce lo siamo inventati noi negli ultimi 15 anni, è qualcosa di pregresso, tanto è vero che già nel 2011, ma già nel 2010 non avevamo sentore del dissesto, quindi è chi ci ha preceduto. Quindi oggi poi cercare tutti quanti un momento di verginità e addossare a chi è stato costretto a dichiarare dissesto non implica il fatto che vi sia una responsabilità, questo per chiarire. Maria Limardo è sempre stata sostenuta fortemente da Fratelli d'Italia, sin dal primo minuto, quando lei, anzi no, lei ha dato disponibilità. Fratelli d'Italia ha chiesto a Maria Limardo, proprio perché siamo coerenti anche con non solo con quello che diciamo, ma soprattutto con quello che facciamo. Abbiamo ritenuto che Maria Limardo fosse stata un buon sindaco per la città, che aveva contribuito a far uscire dal tunnel appunto del dissesto la nostra città, evitandone il secondo, questo anche grazie all'apporto del governo nazionale, e quindi ritenevamo che si poteva continuare l'idea a Maria Limardo per un secondo mandato.
E in questo abbiamo sin da subito trovato sintesi insieme al suo partito naturale, che è Forza Italia. Dopo una serie di valutazioni, forse di carattere personale, io mi rendo conto per esperienza, anche se in ruoli diversi, meno impegnativi, ma immagino che, come lei stessa poi ha detto e confermato, governare la città è logorante. E anche perché ha attraversato momenti molto bui e quindi momenti difficili. E il peso della responsabilità si è fatto sentire tutto. Secondo me Maria, che sarebbe stato un ottimo candidato sindaco, ha fatto una valutazione personale e probabilmente ha ritenuto di concludere, non la sua esperienza politica, ma di concludere questa esperienza da sindaco della città. Bene, questo nonostante lei ripetutamente avesse detto che insomma, in 5 anni non si riesce a concludere nulla e che ne servono almeno 10. Salvatore Burzomi, la posizione del terzo polo in questo scenario, no? Caratterizzato un po' da destra e sinistra, qual è? Voi perché non state con il centrodestra? Quali sono le ragioni che vi spingono a distinguervi da Cosentino, se poi nella sostanza l'UDC, così come altre forze anche civiche che sostengono Muzzo Pappa, fanno parte pieno organico del centrodestra regionale e nazionale? Guardi, c'è, come ha detto bene lei, direttore, c'è un dato. Noi siamo organizzati ad un'alleanza che è storica del centrodestra sul piano nazionale e sul piano regionale. Sul piano locale è inutile girarsi intorno, non ci sono state quelle condizioni necessarie affinché si portasse avanti un'alleanza organica con il centrodestra. Noi siamo alternative ai due poli, e è chiaro che su questo stiamo facendo una campagna elettorale che rimarca, non vogliamo entrare nello specifico delle beghe elettorali, ma piena di contenuti, di proposte, di cose serie, sulle quali, voglio dire, inevitabilmente ci sono state delle contraddizioni interne al centrodestra. Le contraddizioni interne al centrodestra sono partite da una coalizione che a Vibo non è stata una coalizione. Per cui, voglio dire, non ci si rivedeva in quella posizione e si è creato questo polo di centro, un polo moderato, dove ritengo la città ne abbia bisogno, da abbassare i toni, a parlare di fatti, di concreti, di una visione di territorio che ancora mi pare che nella campagna elettorale, chiedo scusa, non voglio essere... lodare il mio candidato, però la nostra coalizione è l'unica coalizione che sta parlando di cose serie sul territorio. Colelli ride, ma in realtà così, perché non conoscono. Perché ride Colelli? Non conosce, non ha memoria storica in questa città. Come ha detto bene prima, allora, secondo me sì, perché non ha capito ancora il fallimento reale. Se la città si trova in questi termini, gli atti lo certificano. Si trova nell'amministrazione 2005-2010, che è guidata centro-sinistra. Quell'amministrazione ha distrutto il territorio comunale con certificati ministeriali che certificano il dissesto che parte da quell'amministrazione. I fondi vincolati della tangenziale est non li abbiamo toccati noi. Questo adesso è un argomento che affronteremo. Allora, se noi vogliamo adesso un pochettino, se vogliamo adesso un pochettino entrare nel merito, poi entriamo nel merito e capiamo le ragioni storiche e partiamo da lontano, e da dove è partito il fallimento e la distruzione di questo territorio. Perché io sono stato consigliere insieme a Pasquale Lampo per ben 3 legislature. Qualcosina ricordo, ho un po' di memoria, e con lei quando io ero consigliere comunale, lui è ancora Visto che c'è, secondo me, un qui pro quo. Allora, è vero che dal 2005 in poi si crea un disavanzo strutturale al comune di Vibo che cresce proprio in quegli anni. È anche vero che subito dopo sarebbero cambiate le regole del gioco, cioè sarebbero stati letteralmente annullati i trasferimenti dallo Stato ai comuni, lasciando un po' i sindaci in braghe di terra. Ecco. Quindi, secondo me, questo è paradossale che il centro e la destra stiano dicendo le stesse cose. È paradossale fino alla curva, perché poi il fatto è proprio questo, che sono la stessa cosa.
Ed è giusto che lo sappiano i cittadini, cioè oggi chi vota centro e chi vota centrodestra sta votando lo stesso sistema che ha governato Vibo per 15 anni. E qui c'è la testimonianza lampante, no? Assessori e consiglieri che nel corso di questi 15 anni hanno più volte... Salvatore dice tre, io me lo ricordo perché andavo a vedermi i consigli, non andavo a scuola, anche se andavo a scuola li seguivo la politica, la seguo da bambino. Sono le persone che da 15 anni stanno governando e oggi fingono di essere l'una contro l'altra, ma sono la stessa cosa. Il gruppo di Pitaro è stato parte integrante di questa amministrazione per 4 anni e mezzo, non per un mese, 4 anni e mezzo. Bene. Allora, Marcello Morabito, partiamo proprio dalla questione economica. Vibo viene fuori da un dissesto, se ne è evitato un secondo, esiste un fondo di rotazione pluriennale che ci consentirà in qualche modo di salvare la pelle, anche se si salverà sulla pelle, tra virgolette, dei cittadini che si vedono aumentata l'IRPEF dello 0,4%, ma c'è un modo per evitare che questa città strutturalmente debole, anche da un punto di vista socio-economico, ricada poi nel baratro di un buco finanziario? Sì, innanzitutto permettimi di non rispondere ma fare una precisazione sulla nostra lista e sul perché abbiamo sentito il dovere e l'esigenza di formare una lista di rifondazione, perché come molti cittadini, sicuramente quel 30% che non va più a votare e speriamo non cresca, noi anche per questo ci siamo voluti mettere in gioco per dare un'opportunità che sia reale di cambiamento. Come stiamo potendo sentire, insomma, differenze molte non ce n'è tra centrodestra che ha governato negli ultimi 15 anni, il centro nato improvvisamente negli ultimi mesi, che altro non è se un diciamo diversamente destra, e un'opposizione che insomma abbiamo già detto non si è rivelata efficace nel suo ruolo di opposizione. Per cui ci siamo determinati a fare una lista che è regionale ed è una lista politica di partito. E io farei una domanda al collega Colelli. Tu sei tifoso di calcio, no? Molto, sì, della Vibonese anzi. Preferiresti scegliere un portiere, ad esempio, locale, vibonese, ma con scarse qualità, oppure andresti a pescare nel mercato il meglio che c'è? Credo che la seconda. Non ho capito la domanda, quindi non hai capito la domanda. Solitamente si sceglie il meglio che c'è, e per cui noi all'interno del nostro piccolo partito, elettoralmente piccolo, ma come tu sai con una grande tradizione da cui anche tu provieni, si è messa a disposizione il meglio a livello regionale, segretario regionale, la segreteria e quindi tutti i componenti competenti nell'amministrazione. E per questo diciamo non abbiamo dato attenzione all'aspetto esteriore, cosa che invece voi andate a guardare, perché ormai la politica si è trasformata in un talk show più che altro, a cui noi non siamo abituati, per cui mi vedi un po' fuor d'acqua. Ecco, a proposito dei comizi, noi comizi li faremo tra la gente, chiaramente non abbiamo le forze, le risorse per poter cominciare un anno fa o essere in campagna elettorale costante come gli amici del centrodestra, perché ormai si passa da una campagna elettorale all'altra, comunale, nazionale, per cui si utilizza anche l'amministrazione, come abbiamo detto poc'anzi, aprendo un cantiere o inaugurando un teatro che poi viene richiuso al mero scopo elettorale. E quindi cominceremo abbiamo cominciato nei tempi un mese di campagna elettorale, quindi non un anno, e 2 settimane di comizi tra la gente.
Dopodiché, dopo da qui, di qui, infatti, andremo a fare il nostro comizio in una periferia. Assolutamente. Sintetizzo io, poi diamo a Colelli il diritto di replica e chiudiamo questo argomento, se è necessario. Rifondazione Comunista sostiene che hanno dovuto così provare a pescare a livello regionale le migliori risorse a loro disposizione, perché in città, insomma, non sarebbe stato possibile. Ecco questo. Allora, voglio dire, si sta certificando un fallimento territoriale di un partito che, pur di candidarsi e di dire che si è alternativi e che si è più bravi, che si è più rossi del centro-sinistra, si va a candidare gente da fuori provincia, se non da fuori regione, non credo. Comunque, figura, superiamo questo. Non... Bene, questo argomento lo possiamo archiviare. Che non mi pare proprio abbia preso la residenza a Vibo, forse non mi sono informata. Bene, sì, è vero. Io credo per un fattore esterno. Bene, adesso passerei ai temi reali e inizierei con uno sguardo alle marinate. Partirei, Pasquale La Gamba, dal porto di Vibo Marina, che è l'eterno ibrido. Non sappiamo bene se la vocazione di questo porto sia turistica, sia industriale, sia un ibrido, insomma un ibrido che però sta portando al progressivo allontanamento da parte di quelle aziende che in passato magari avevano investito sulla infrastruttura. Ci sono 18 milioni di euro non spesi e c'è un porto che langue, il centrodestra che cambia candidato sindaco e quindi potenzialmente cambia anche il nuovo sindaco. Che cosa pensa e cosa propone? Allora, io, visto che tocchiamo l'argomento porto, quindi parliamo di Vibo Marina, mi piace utilizzare un'espressione del nostro candidato sindaco Roberto Cosentino, che ha usato proprio l'altro ieri a Vibo Marina, quando ha detto dobbiamo smetterla di parlare di frazioni. Okay? La città deve essere unica e noi dobbiamo essere bravi a creare quel ponte che spesso, dovuto dalle distanze e non da altro, si creano tra le frazioni e il cosiddetto centro città. Il porto di Vibo Marina è sicuramente la più grande occasione di sviluppo per tutti quei tutti quei centri abitati, tutte quelle frazioni della nostra costa. Nasce sicuramente come un porto industriale, perché il porto di Vibo Marina è industriale perché nasce come tale. Nel corso degli anni, grazie all'attività di operatori economici privati, sul porto di Vibo Marina si è scoperto, anche per un fatto di collocazione geografica, che la grande rispetto alle eolie era il più grosso approdo della costa tirrenica per chi decideva di raggiungere le isole Eolie. E quindi lì nascono i primi investimenti, i primi privati, spesso in passato anche in maniera più arrangiate. E oggi abbiamo delle realtà per i diportisti importantissimi per tutto il centro-sud. E di questo, per ricollegarmi a quanto sia importante incentivare l'iniziativa dei privati sui territori. Per quanto concerne il porto di Vibo Marina, noi abbiamo attraversato diverse fasi. Considerate sempre che il porto di Vibo Marina non è un porto né di proprietà comunale né di proprietà regionale, al contrario degli altri porti calabresi, sono pochi i porti come quello di Vibo Marina, quindi è un porto statale che è sottoposto a una serie di vincoli e di decisioni che non dipendono da noi. Il grande dramma sono stati 18 milioni di euro. Io sono onesto, quando arrivai al comune c'erano già questi 18 milioni di euro e fu sempre una rincorsa alla liquidazione di queste risorse, che non dipende dal comune, o meglio, all'epoca non dipendeva dal solo comune. Oggi è cambiato il sistema, io so che sono stati fatti grandi ed enormi passi in avanti. Per noi la banchina, quella per intenderci cosiddetta Molo Rosso, dovrebbe essere sottoposta ad un importante intervento di recupero, anche perché non dimentichiamo che quelle petroliere che scaricano qui pagano delle forti accise anche alla regione Calabria, quindi vi è anche un forte interesse.
La propaganda, per rispondere alla, alla segretaria di Rifondazione Comunista, il fatto che enti tra di loro diversi riescono a coesistere e a lanciare iniziative sui territori non è mera propaganda. Realizzare una piazza, realizzare un teatro non è propaganda, è una forma, una dimostrazione plastica, poi al di là di chi la fa, se il centrodestra o il centrosinistra, è la dimostrazione plastica che quando diverse amministrazioni di rilievo diverso, locale, intermedio, nazionale, riescono a portare benefici ad un territorio. Spesso questi benefici si hanno quando la classe dirigente di quel territorio, quindi la classe dirigente locale, riesce a diventare interlocutore prediletto o interessante nelle idee, nei progetti degli organi sovraordinari. Bene. Mi pare che insomma il discorso è stato inquadrato. Salvatore Bulzomì, sul porto di Vibo Marina ci sono prospettive serie di sviluppo? Qua si sta sostanzialmente ammettendo che in effetti i soldi non sono stati spesi nell'arco di questi 15-20 anni ed è necessario attivare un piano serio, mirato, forse direi immediato per lo sviluppo del porto e poi magari pensare anche a quei depositi costieri che sono un pugno negli occhi oggettivamente. Guardi, allora, noi come coalizione di centro con il nostro candidato Mutsupap, candidato a sindaco, abbiamo puntato molto sullo sviluppo di Vibo Marina e del porto. Però mi consente di fare delle precisazioni personali. Io, come dicevo bene prima, come dicevamo bene con Pasquale, siamo stati consiglieri comunali per ben 3 legislature. Negli anni in cui la politica viveva, seppur in maniera ridimensionata rispetto alla Prima Repubblica, una visione diversa, aveva una visione di territorio su cui noi governavamo, su cui noi ci poggiavamo. Nel 2010 la prima vittoria del, dell'allora candidato sindaco Costa, io ero 2005? No, 2002. Allora si pose il problema della delocalizzazione nel 2002 dei depositi costieri. Si stava formando la STU, la cosiddetta società di trasformazione urbana. Progetto che era stato presentato in commissione, c'era un progetto collegato anche a... Da lì c'era uno sviluppo comprensivo, cioè c'era una logica di quello che si voleva dare al porto e a Vibo Marina. Spostare i depositi costieri nella parte alta oppure delocalizzarli in un'altra porto in un'altra salvo area. Si disse perfetto. Porto Salvo. Fu allora messo anche in atto col consorzio, allora con il nucleo dello sviluppo industriale. C'era un progetto che portò avanti poi l'altra amministrazione, quando noi ci sfiduciarono, del villaggio cosiddetto industriale, sempre nella parte Porto Salvo accanto al Pignone. Allora, è chiaro che, e allora c'era il cementificio ancora che produceva, è chiaro che la vocazione di Vibo Marina e la vocazione di quel porto è un porto industriale. Noi riforniamo i nostri depositi costieri, riforniscono la Calabria sotto il punto di vista dei carburanti. Noi diamo alla Regione Calabria, questo è anche uno scippo che ci fa la Regione Calabria, delle nostre accise che ci potrebbero servire per sviluppare il territorio, quella parte di frazione. E non è solo, mi consente, un problema di banchina o di 18 milioni di euro. Il problema è che non si spendono i 18 milioni di euro, è come se non si sono spesi i 30 miliardi della prima amministrazione d'Agostino Padre, che erano sul porto. Perché? Perché purtroppo ancora di quel porto non si capisce cosa si vuole fare. Allora, se quel porto vogliamo farlo commerciale, Vibo Marina deve cambiare volto. Se lo vogliamo fare industriale, Vibo Marina deve potenziare e localizzare la nuova industria e capire cosa vuole fare industria, dal punto di vista industriale, cosa si vuole fare su Vibo Marina, e chiudo. E dal punto di vista turistico, allora bisogna capire se vogliamo portare navi da crociera, rendere Vibo Marina appetibile dal punto di vista turistico, porci la questione Pennello. Ci sono tante situazioni che confondono la visione di Vibo Marina. Ora, noi siamo nella ZES, il governo si è affrettato a finanziare le ZES, adesso li ha riempite, la nostra ricade, la nostra zona
industriale, il comparto ricade nella ZES e sono delle grandi agevolazioni. La ZES è la zona economica speciale, cioè, perché sì, chiedo scusa, ho fatto bene. Allora abbiamo delle grandi opportunità. Lei mi deve dire, una provincia come quella di Vibo, che produce il 40% di PIL calabrese, questo non lo sa nessuno, lo dice il Sole 24 Ore, abbiamo le migliori industrie artigiane dal punto di vista agroalimentare, metalmeccaniche, turistiche, faccia dal punto di vista del legno, produzione della filiera del legno dalla parte montana. Allora noi abbiamo un comparto che è una provincia che produce. Quindi il porto sostanzialmente ha vocazione industriale. Io penso che abbia questa vocazione. Il porto ha vocazione industriale, commerciale, turistica. Diamo però una definizione di questo scalo, perché veramente non se ne può più. Ma io onestamente penso che è vero quello che diceva prima, questo porto è un ibrido, il che non è una cosa cattiva. Il problema è che in questo caso, nel caso del porto di Vibo Marina, è tutto e non è nulla. Cioè, quali sono i problemi di questo porto? I problemi di questo porto, ad esempio, sono che un imprenditore che vuole investire sul porto deve aspettare 20 anni per avere delle concessioni. I problemi di questo porto sono che è pensato su un'industria che in questi anni una politica debole l'ha fatta andare via. Penso alla situazione dell'Italcementi. Quando l'Italcementi, dalla sera alla mattina, dopo aver sicuramente portato ricchezza, ma anche depauperato e sfruttato per 40 anni un territorio, saluta tutti e va via con una politica prona che si fa scappare un'industria storica che aveva un bacino d'utenza e dava lavoro a centinaia di famiglie. Faremo un passaggio sull'Italcementi apposito. Con tutto l'indotto. Ora, che cos'è questo porto? Questo porto può essere tutto, però non dobbiamo prendere in giro le persone, perché quando si parla di delocalizzazione dei depositi costieri, che è una cosa bellissima, sacrosanta, si deve anche dire dove si prendono i soldi per la bonifica delle aree dopo che i depositi costieri verranno spostati. Si parla di decine e decine di milioni, Salvatore, si parla di oltre 70 milioni. Quindi noi abbiamo già da bonificare l'area Italcementi, dove sono previsti circa 80 milioni per la bonifica dell'area Italcementi. Quindi, quando si parla di queste cose bisogna dare anche la soluzione. Ad oggi la delocalizzazione dei depositi costieri è una barzelletta, semplicemente perché non abbiamo, diciamo, a livello finanziario i soldi per bonificare quell'area. Il discorso vero qual è? È che quel porto, oltre all'industria che va rilanciata e quindi a porto industriale e commerciale, è un bellissimo porto turistico. Cioè Vibo Marina paradossalmente è un buco nero nella costa degli dèi. Un posto meraviglioso da Pizzo a Tropea che paradossalmente a Vibo Marina non riesce a trovare maturità economica dal punto di vista turistico. Il rilancio turistico potrebbe dare quella ricchezza che negli anni Ottanta era data dall'industria e che oggi non c'è più a Vibo Marina, in un territorio che rischia di spopolarsi, ma sullo spopolamento penso che ci possiamo tornare. Devo dire che ci sono tre visioni differenti sostanzialmente rispetto allo sviluppo del porto di Vibo Marina, più nette e radicali quelle del centro e del Partito Democratico, al centro-sinistra, vocazione industriale, vocazione turistica, più possibilista mi pare di capire quella del centro-destra, che punta allo sviluppo complessivo del porto. Rifondazione Comunista, che sviluppo vede per il porto di Vibo Marina? Porto industriale, porto commerciale, porto turistico? Allora, noi pensiamo che la vocazione industriale c'è, esiste e bisogna mantenerla, anche perché dà lavoro, i depositi, uno dell'ENI, uno della, non mi sfugge adesso il nome, comunque hanno un indotto e quindi quei posti di lavoro che ci sono bisogna salvaguardarli. E per quanto riguarda l'aspetto appunto naturalisticamente non bello, si potrebbe compensare, come dicevo ieri alla riunione di Confindustria, con le accise che entrano, almeno quella piccola quota comunale, e compensare. Non esistono ancora. D'accordo, comunque si potrebbe chiedere alla Regione di compensare, insomma, a livello ambientalistico, e sappiamo bene come le nostre coste ne abbiano bisogno, e non è solo il pennello insomma, a portarne la bandiera per quanto riguarda insomma depauperamento ambientale. Si parlava un'altra vocazione appunto che si potrebbe
dovrebbe sviluppare è quella sicuramente turistica, ma un turismo ovviamente sostenibile, quindi lungi da noi queste navi da crociera che non portano altro che insomma un mordi e fuggi che non lascia niente al territorio. Sicuramente uno sviluppo sostenibile del turismo porterebbe maggiore benessere e duraturo sul territorio. Voglio concludere con una riflessione che facevo sia il dottor Bulzomì e il dottor Lagamba, che sono appunto eredi storici, insomma, depositari della storia politica della città, quindi una memoria di 30 anni fa. Mi chiedo, non sarebbe il caso di auspicare anche una rigenerazione a livello politico, cioè lasciare anche un po' spazio ai giovani di questa città? Fare della politica un mestiere, così come auspicava un giornalista recentemente in un intervento. Sì, ma io però vorrei cogliere al volo lo spunto che ci lancia Marcello. Un'ultima cosa, perdonami, prego. Per quanto riguarda la bonifica, si diceva i depositi sono lì e rimangono lì. A proposito di bonifiche, non è mai stata fatta quella dei Italcementi, per cui starei attento col dire la pagano le società, magari fosse stato così. Purtroppo la politica è stata, diciamo, connivente con questa distruzione dell'ambiente pagato soprattutto dalle nostre zone costiere. E come ricordavo ieri, a volte si è prestata anche, si è spinta al di là del privato, cioè suggerendo, dopo la svendita delle risorse umane, si è svenduto anche il territorio, proponendo di bruciare negli altiforni della cementeria ruote di macchina, cioè gomme, cioè anche la salute ci vogliamo vendere? Bene, su questo credo che il centrodestra che ha amministrato per 15 anni debba dire che non sono un mestierante della politica e sono sempre stato eletto, Salvatore 3, io 4 per la precisione. E vivo del mio lavoro, facciamolo per volta. Altrimenti se vi accavallate la gente non capisce nulla. Perché ho la fortuna, siccome provengo da una lunga militanza, chi conosce, lei probabilmente non mi conosce, io provengo da una lunga militanza politica, sempre dalla stessa parte, fatta con grande coerenza, e ho avuto la fortuna a 22 anni di essere già rappresentante con l'amministrazione del compianto professore Alfredo D'Agostino. Ho avuto l'opportunità di essere fieramente consigliere comunale di Alleanza Nazionale. E poi dal 2015 ho deciso di non ricandidarmi più, ma detto ciò non è questo, quindi grande spazio, grande energia, anzi ne approfitto perché proprio Fratelli d'Italia ha una lista con una media di età bassissima e professionalità meravigliose e di persone che grazie a Dio sono tutte ben occupate nella vita professionale, quindi non sono neanche alla ricerca di un posto di lavoro, proprio perché per puro caso, non è una colpa, non abbiamo disoccupati. Detto ciò, volevo rispondere. Ricordo molto bene la vicenda Italcementi quando fu dismessa e chiusa. A Vibo non furono mai bruciati copertoni. Uno dei motivi. Ma lasci stare le proposte. Noi parliamo di atti formali approvati che sono avvenuti. Non diciamo così. Uno dei motivi dell'allontanamento dell'Italcementi da Vibo Valentia è stato perché il paradosso non era più trasformare l'impianto di Vibo Marina, non doveva essere un impianto dedito alla produzione del cemento che, come qualcuno ha detto prima, è presente da noi, è stato presente sul nostro territorio quasi per un secolo e ha dato tantissimo lavoro, tantissime opportunità a tantissima gente. A un certo punto una struttura quasi tutta meccanizzata con pochissimi dipendenti e grazie alle tecnologie diventavano sempre minori, quell'impianto avrebbe utilizzato i copertoni e le gomme provenienti dalla Germania. E su questa cosa quell'amministrazione comunale ha avuto qualche difficoltà, qualche dubbio.
ci siamo interrogati e poi abbiamo anche scoperto che nel corso del tempo non era quello stabilimento, si sarebbe trasformato in un vero e proprio inceneritore. E questa cosa non apparteneva più a noi, non riconoscevamo quella che era la natura dell'Italcementi. Quindi l'Italcementi non più come luogo che si produceva e dava opportunità di lavoro, ma diventava un bruciatore dei copertoni provenienti dalla Germania. Detto ciò, questo è per chiarire. Quindi anche quando si dicono queste cose, se credo che sia opportuno non lanciare falsi allarmi e dire che a Vibo Marina sono state mai bruciate cose. Bene, allora chiuderei questo capitolo per aprirne un altro che però velocemente, cerchiamo di essere più rapidi in questo giro, parte sempre da Vibo Marina, questa volta iniziamo da Rifondazione Comunista ed è relativo al discorso del blocco edilizio che dura ormai dalla fase post-alluvionale 3 luglio 2006. C'è un'area della città che nel PAE risulta R4, cioè ad altissimo rischio idrogeologico, per cui in quella zona non si può più costruire ormai da 18 anni, 17 anni, ecco, e la popolazione soffre di questo, fermo restando che bisogna chiaramente rispettare i vincoli del PAI per non incorrere in nuove catastrofi e in nuove tragedie. Se doveste vincere voi, quest'area totalmente bloccata, la lascereste tale o promuovereste un nuovo metodo, diciamo, di sviluppo e di... Chiaramente i vincoli e la sicurezza idrogeologica bisogna rispettarla, ci sembra il minimo, voglio dire, stiamo parlando di un territorio a forte rischio idrogeologico, con tutto quello che abbiamo visto che è successo, l'alluvione e cosa ha comportato, un quartiere totalmente abusivo, quello del Pennello, che ancora non si riesce a risolvere dopo 20 anni, una situazione di abusivismo, chiaramente va fatto un piano urbanistico e trovare laddove non manca spazio e territorio dove costruire in sicurezza gli edifici, insomma. Pasquale La Gamba, il problema del dissesto idrogeologico a Vibo Marina è una questione seria da affrontare. Mi permetto solo di dire che al Pennello il problema dura dal 1960 forse, quindi sono 50-60 anni. Allora, quelle, fermo restando che la sicurezza e l'incolumità sono primarie, secondo me all'epoca si abusò nell'uso dei vincoli, perché noi abbiamo sempre questa riusciamo a ragionare per eccessi, da che si poteva fare tutto a che non si è potuto fare nulla. Questo ha costituito un vero e proprio disastro economico per il nostro territorio e per lo sviluppo e la crescita di Vibo Marina. Io, se non ricordo male, all'epoca c'era un'importante residence, un'importante serie di costruzioni che addirittura dovevano, buona parte erano anche stati venduti, che erano proprio a finalità turistiche, quindi erano stranieri. Quindi, no, io parlo degli edifici a Vibo Marina e ai palazzi, quelli per l'indagine. Sì, se non sbaglio sono stati assolti, quindi l'indagine non portò i benefici che ci si aspettava. Quindi, per altri motivi. Sì, no. L'indagine in questione era Golden House, perfetto, che sfociò in un processo che vide l'assoluzione, se non ricordo male, di tutti gli imputati. Perfetto, quindi non portò un beneficio, no? Con tutto il grande rispetto per gli inquirenti, però alla fine si concluse in un nulla di fatto e con i risultati che oggi abbiamo quegli edifici lì abbandonati. Questo per dire che cosa? Che comunque non si può vincolare un intero territorio e non è che vincolando i territori si risolvono i problemi. Vanno avviate tutte quelle iniziative necessarie per mettere in sicurezza i territori, altrimenti non si può andare avanti e non si può parlare di sviluppo. Quindi capire cosa serve per creare quelle fasce di sicurezza all'interno di Vibo Marina per garantirne la sicurezza e l'incolumità. Attenzione, parliamo di un evento straordinario, ok? Quindi Vibo Marina non è che si allaga sempre. E poi una cosa, io non tollero soprattutto da una di Rifondazione Comunista che utilizzi la parola abusivo per tantissime persone che hanno costruito la loro casa a Vibo Marina. Avesse detto un altro, forse l'avrei pure accettato e sarei sorvolato.
ma gli abusivi, molte persone non sono abusivi, quartiere Pennello, ci sono, non è vero, ci sono delle procedure, e quindi, e non sono abusivi. Quelli che hanno condonato sono legittimi. Non vi sono raccontato perché non capisce niente nessuno. Io però quando lei parla sto in rigoroso silenzio, no, ascolto. Quando io, chi ha condonato casa, io non accetto che venga definito abusivo, perché un condono ha un costo. Chi vive in quel territorio non può essere definito abusivo come se sia portatore di qualcosa di malvagio. Per me a Vibo Valentia ci sono state le persone che in passato gli è stato consentito, quando gli organi dello Stato, voglio ricordare che quello è demanio dello Stato, non è demanio comunale, quando hanno costruito glielo hanno fatto fare, e nel corso degli anni chi ha investito le proprie risorse e il sudore del proprio lavoro per costruirsi una casa, laddove è stato possibile sono stati condannati. Quindi a me questa, ancora utilizzare questa espressione, gli abusivi del Pennello. Pasquale Lagamba, sul tema dell'abusivismo mi sembra che si siano rovesciate le posizioni tra destra e sinistra in questo dibattito. Sì, una replica però di 30 secondi perché devo parlare degli altri. Dunque, queste case nascono negli anni 60 su terreno demaniale che è stato acquistato dal comune, forse il primo è stato il senatore Mormora che ha fatto la proposta, poi il sindaco D'Agostino, mi permetta. Possiamo andare a controllare, è lì, per cui nascono come case abusive, dovevano essere delle case a mare, poi la gente ci ha fatto la propria casa di residenza, molte, un 30% credo, sono state condonate, e ovviamente un edificio che viene condonato è perché nasce come abusivo, mi permetta. Questo non significa farne una colpa agli abitanti oggi del Pennello, che sono soltanto delle vittime di una situazione che la politica a questo punto 60 anni più o meno non ha saputo risolvere. Quegli abitanti oggi, e io dovrei essere lì con il comitato del Pennello, va bene, si sono riuniti in comitato perché la politica, l'amministrazione non è riuscita a fargli neanche i servizi minimi, le fogne a cielo aperto. Mi perdoni, quindi tutti gli interventi che sono stati fatti, cioè zero, quei uno, due sono stati fatti sbagliati, a partire dal il contenimento per la spiaggia, e hanno l'acqua che gli arriva dentro casa. Mi sembra chiaro, certo, la situazione del Pennello non è delle migliori. Francesco Colelli, abusivismo edilizio e blocco edilizio a Vibo Marina. La posizione del centrosinistra, velocemente. Allora, io dico la posizione mia. Io dico che c'è abusivismo e abusivismo. C'è l'abusivismo dei milionari che fanno le megaville sul mare, e c'è l'abusivismo, che è quell'abusivismo degli anni 60 a Pivona, che nasce col boom economico-industriale, dove l'operaio la mattina faceva l'operaio al cementificio e il pomeriggio andava piano piano a costruirsi un pezzetto di casa per se stesso e per la propria famiglia. Quindi bisogna fare anche delle distinzioni. Chiaramente vanno trovate delle soluzioni. Togliere la zona R4, è facile dire togliere la zona R4, togliere le zone R4, ma se non si innesca un circuito virtuoso su quelle, diciamo, situazioni di rischio idrogeologico che attanagliano il nostro territorio, e l'alluvione del 2006 è facilmente riproponibile oggi, perché poco è stato fatto in questi 18 anni. Cioè, se non si attuano dei circuiti virtuosi sul dissesto idrogeologico, è difficile parlare di rimozione di zona R4. Sblocco delle edilizie, cioè quella situazione che portava Pasquale Lagamba, che non era stata bloccata per l'R4 ma per un'indagine della Procura, è chiaro che ha danneggiato il tessuto economico di Vibo Marina, anche alla luce della soluzione di tutti gli imputati. Noi lì avevamo degli stabili che erano stati venduti ai irlandesi, se non mi sbaglio, Pasquale, cioè, non mi ricordo, 200 famiglie che avrebbero portato ricchezza a questo territorio e che invece sono andate ad investire altrove. Bulzomino non è d'accordo.
Sì, non sono d'accordo, nel senso che intanto volevo precisare, io dal 2014 che non mi candido, non vivo di politica, ma devo dire... Va bene, questo argomento questa, l'abbiamo chiuso perché detto questo, di politica. Detto questo dico, intanto partiamo da un presupposto, l'abusivismo è un fattore illegale, per cui va condannato, ma qua stiamo parlando di fatti che partono da 60 anni fa. C'è stata la legge Murmura sul pennello che purtroppo non ha prodotto gli effetti che doveva produrre. Noi come amministrazione d'Agostino, se ben si ricorda Pasquale, eravamo in giunta e abbiamo proposto il più cosiddetto piano pennello. Si dialogava col demanio e si era praticamente individuati, si era individuato l'area sulla quale si potevano sanare una fascia di pennello, praticamente adesso non ricordo bene, non vorrei dire fesserie, dalla parte dell'ex Saima mi pare in poi, però cioè era perimetrato da parte del demanio, ora non voglio dire fesserie, e si erano avviate tutte le procedure affinché si potesse regolarizzare quella parte che il demanio ci faceva regolarizzare, ok? Il resto doveva essere demolito. Ora, lei capisce bene cosa significa demolizione, lei capisce bene cosa significa e che il circuito si innesca, perché come diceva bene Colelli, c'è abusivismo e abusivismo, c'è quello che si fa alla villa nel parco archeologico, voglio dire che è successo anche a Roma, cosiddetto che ha la possibilità e che va abbattuto immediatamente, e che il povero sventurato che ha costruito e che si trova con quella casa ad essere abbattuto. Ora, è chiaro che ci sono state diverse situazioni, diverse cose, diversi atti che si sono, le amministrazioni si sono interrogate, noi ripeto come amministrazione d'Agostino avevamo avviato un iter, poi questo iter che era stato avviato dall'amministrazione d'Agostino e poi sono successe altre amministrazioni lo abbiano portato avanti o perché si sia bloccato, questo non glielo so dire. Per quanto riguarda la parte rischio idrogeologico, noi siamo come subito eravamo opposizione. Succede l'alluvione con l'amministrazione San Marco, l'alluvione parte dalla parte di cosiddetta dell'ospedale nuovo, dove lì è stato l'epicentro che ha fatto praticamente dove, perché nasce? Perché i fossi, i torrenti erano ostruiti, non si pulivano, cioè ci sono state le inchieste, tutte le vicende sono note a tutti. Lì ci sono stati dei soldi che sono stati mandati dal governo, dalla regione e tutto, per la pulizia dei fossi, per la reggimentazione delle acque, i famosi 15 milioni, 15 milioni giusto? E c'erano 6 milioni di euro, vede, la costruzione del nuovo ospedale è stata messa prima in sicurezza tutta l'area, quei soldi là lo sa perché sono stati spesi e a chi si deve la possibilità? Alla loro opposizione del centrodestra, perché avevano fatto un piano che avevano portato in consiglio nelle opere pubbliche che i 6 milioni di euro che dovevano essere spesi per la messa in sicurezza dei fossi dell'ospedale li avevano stanziati per marciapiedi, campi da calcetto e tutta una serie di cose, e noi opposizione abbiamo fatto una battaglia forte perché se non si faceva quella i soldi non si dava la spesa individuati per come non si spendevano per come erano individuati, oggi la costruzione di un ospedale non poteva sorgere un ospedale. Beh, se non prima si metteva, ora se i soldi sono stati spesi e se i fossi sono stati puliti e se le opere di reggimentazione delle acque sono state fatte, la zona cosiddetta rossa può essere declassata e questo si deve andare all'autorità di bacino e la politica e gli amministratori, su questo devo dire che il nostro candidato a sindaco ne sta facendo una questione importante, primaria, di campagna elettorale, si deve interrogare, interfacciarsi per farla declassare e dare la possibilità, dove è successo l'alluvione e dove è nata l'indagine col denaso, guardi che lì il percorso, l'alluvione non ha toccato quelle palazzine. E guardi che quelle palazzine là c'è stato un danno, io sono tutti assolti, adesso parliamo di una vicenda chiusa, triste per Vibo Marina, dove sono state, lì sono state, c'è stato un danno economico rilevante, ci sono state famiglie intere di russi che hanno comprato quelle e che spendevano lì. Bene, mi sembra, per cui, mi sembra dire, molto chiaro il ragionamento. È una questione che va più approfondita, siamo, e purtroppo il tempo ci manca, siamo quasi tutti, ma speriamo che la approfondiremo dopo la campagna. Sul fatto che chiedo questi vincoli gradualmente debbono essere rimossi. Prima di chiudere, consentitemi di toccare un tema cruciale, anche questa volta lo faremo molto velocemente, che non può essere trascurato, ed è il tema dell'acqua
potabile a Vibo Valentia, perché noi con questo dramma combattiamo ormai da 14 anni, da quando ci fu la prima protesta in comune sotto l'amministrazione D'Agostino, ma credo da sempre. L'acqua a Vibo è potabile, non è potabile, le ordinanze di non potabilità sono state revocate nel tempo o meno, cioè siamo in una situazione che io definirei drammatica, perché il cittadino non sa realmente se può o meno utilizzare l'acqua che sgorga dal proprio rubinetto. Proveremo a dare in sinergia con l'ASP una risposta nella prossima consiliatura alla gente. Hanno diritto i vibonesi ad avere acqua potabile dai rubinetti o dobbiamo continuare a ragionare sempre con il solito alaco? Perdonami Tonino, io ho contezza dell'amministrazione attiva, questo è un fatto meramente di gestione più che un fatto politico, però ti voglio provare a rispondere lo stesso. Tanti ordini del giorno finiti nel nulla in consiglio comunale, però maggioranza e opposizioni. Però ti voglio provare, che io mi ricordo fino al 2015, ma questo sarà oggettivamente tutti i sindaci che si sono succeduti nel corso degli anni, hanno sempre adempiuto i doveri che l'amministrazione comunale, o meglio la macchina burocratica del comune, ha sempre fatto, facendo periodicamente, ma non una volta l'anno, con scadenze pure abbastanza ristrette, attraverso le fontanine di Vibo venivano fatti i cosiddetti prelievi e poi venivano analizzati dall'ASP, quindi da un soggetto pubblico che ne garantiva l'incolumità. Io questo fino al 2015 me lo ricordo benissimo, tant'è vero che se vi ricordate, e chi ha memoria di questa città si ricorda che spesso c'è stato un periodo con proprio l'amministrazione D'Agostino, abbiamo avuto dei seri problemi al punto che a Vibo arrivavano le forniture della protezione civile e di acqua potabile. Io presuppongo, ma sono sereno, perché che chi è arrivato dopo non credo abbia, che a Vibo c'è un problema di alta presenza, di alta densità di calcare, è indiscutibile. La potabilità però è un'altra cosa. C'è una rete idrica fatiscente, ci sono infiltrazioni di idrocarburi nell'acqua. La rete, quello forse accadeva a Vibo Marina. Forse quello accade a Vibo Marina. Io però mi ricordo questi aspetti. Poi, che noi abbiamo una rete idrica fatiscente è verissimo, come lo è in tutta la Calabria. Noi siamo tra quelle regioni che potremmo vivere di acqua pulita e sana, che provengono dalle montagne calabresi, sì, la Spromonte e Serre, e invece paradossalmente siamo quelli che soffrono in Italia più di tutti l'acqua. Questo è un problema atavico della regione Calabria, ma questo non ci deve giustificare. Io sono convinto invece che una seria programmazione di tutte quelle che sono le condutture sotterranee della nostra città ci mette non soltanto al sicuro per non disperdere acqua ed avere acqua pulita, ma anche per evitare quelle contaminazioni a cui facevi riferimento tu. Perché spesso a Vibo, e questo ci è costato verificato, sono state costruite le tubature dell'acqua potabile sotto e della fognatura sopra. Quando chiunque sa che poi se si rompono contestualmente entrambe le condotte, una inquina l'altra. Quindi questo qua per dirti. Però io onestamente credo che oggi noi abbiamo bisogno di immaginare una città diversa. E questo qua secondo noi è sotto mille profili e sotto mille aspetti, che passa anche dall'acqua, ma non può essere soltanto il problema dell'acqua. Marcella Morabito. Sì, quello dell'acqua è uno dei punti principali che tocchiamo nel nostro programma, proprio perché è bene essenziale. Io ricordo che l'anno scorso qui a Vibo zona centro, abbiamo avuto per più di una settimana l'ordinanza di non potabilità dell'acqua, e proprio per infiltrazione di batteri fecali, insomma, ora non mi viene... per cui non parliamo solo di Vibo Marina, dove è un problema più
più frequente, diciamo, che la rete idrica sia un colabrodo dall'Alaco a qui, tutta la città lo si sa, quindi ecco, quando noi parliamo di partire dai beni primari, partiamo proprio da quello, da ripristinare una rete idrica. Un piano di investimenti serio, esattamente, programmiamo. Ecco. Esattamente, su queste vicende. Poi ci chiediamo, anni fa fu fatto un referendum per l'acqua bene pubblico, perché noi dobbiamo andare ad acquistare l'acqua da società private? Ecco il problema, la Calabria è vero, è ricca di acqua, però purtroppo ne diamo lo sfruttamento ai privati anche, diciamo, per una manciata di pasta o anche meno. E altro discorso, mi dicono i nativi, perché io sono comunque residente qui da un periodo anche abbastanza lungo, i miei figli sono vibonesi, ma sono sempre una straniera, mi dicono che Vibo è zona, insomma, anche ricca d'acqua, proprio la città, per cui anche perché non pensare a dei pozzi, quindi prelevare, avere l'acqua nostra e ritornare ad essere un bene pubblico, così come il popolo è una delle opzioni previste nel piano di Arrical sulla gestione dell'acqua a Vibo, che è stato pubblicato di recente sull'albo pretorio anche della regione Calabria. Perfetto. Francesco Colelli, siamo in linea. L'acqua potabile è un diritto dei vibonesi, interveniamo su questa rete idrica, investiamo, oppure la consideriamo sempre figlio di un dio minore? Perché devo dire la verità, questo tema a Vibo viene sempre molto sottovalutato dalla politica. Se non ci fosse un cittadino appassionato ed anche irruento nel suo modo di fare, che ad ogni incontro, ad ogni dibattito interviene per chiedere l'acqua potabile, Luciano Gagliardi, di questo problema non si parlerebbe praticamente mai. Esatto. Invece è un grosso problema. L'acqua è un diritto negato a Vibo da troppo tempo. Ora, io non vorrei sbagliare, ma penso che Vibo Marina abbia una non potabilità dell'acqua da almeno 10 anni. 2013, se non 2013 ricordo male, l'ordinanza è stata un'ordinanza di D'Agostino che ha dichiarato la non potabilità dell'acqua di Vibo Marina e non è mai stata ritirata quell'ordinanza. Quindi, in un paese civile, trovatevi un paese civile dove per più di 10 anni un quartiere popoloso come Vibo Marina non ha l'acqua potabile, e tante volte non lo sanno nemmeno gli abitanti di Vibo Marina. Cosa fare? Sicuramente iniziare un percorso di autonomia nella gestione dell'acqua, anche in prospettiva liberandosi da quella che è l'Alaco, ma quello è un discorso, e quello è un discorso molto da approfondire in modo molto più articolato, e ci vuole del tempo, perché Vibo, come diceva la dottoressa Murabito, ha chiaramente una grande disponibilità di acqua, e iniziare un percorso di autonomia nella gestione idrica del comune è sicuramente importante. Ma il vero dramma, il vero problema è quello del sistema idrico e fognario, che è un sistema di 70 anni fa, cioè noi stiamo parlando di tubi che sono deteriorati dal tempo, che sono fatti con materiali dell'epoca e che sono una groviera dove l'acqua si mischia con la fogna e viceversa. Però invece di investire con il PNRR sul sistema idrico e fognario, fanno le piazze. Questa è la grande idea del centrodestra vibonese. Perché con le piazze noi risolviamo anche la questione dell'acqua, una cosa abbastanza risaputa. Salvatore Bulzomì. Allora, io penso che il problema stia a monte. Intanto bisogna dire che noi, i comuni, non sono padroni della gestione, perché noi dipendiamo dalla Regione Calabria. I comuni pagano alla Regione Calabria una quota, il consumo dell'acqua, e tante volte i comuni, se non pagano, perché adesso la Sorica, mi pare la Sorica sia ancora una, praticamente se non pagano precisamente il canone dell'acqua per il consumo che hanno, viene anche ridotta la portata. Quindi vedete a che livello siamo. Il problema è che la Regione Calabria deve individuare un piano strategico di concerto con le amministrazioni comunali, perché da sole non riescono ad affrontare, a gestire
la problematica quotidiana, cioè la riparazione di un pezzo di rete idrica. Vede, continuiamo a dire le piazze, il PNRR, intanto sono dei progetti finalizzati che sono canalizzati, i soldi finalizzati a quello, e tu comune devi fare quei tipi di progetti e richiedere i fondi perché lo Stato ti manda quell'indicazione. Il problema è un altro, è la programmazione a monte delle amministrazioni. Quindi ha operato bene il comune sostanzialmente? Allora, no, non ha, qui non ha, certo, ha operato bene l'assessore Giovanni Russo, perché assessore dei lavori pubblici è stato Giovanni Russo. Quindi, allora, detto questo, se proprio, io non lo dico per fare demagogia, lo dico perché è reale. Ora, il problema non è questo, il problema, lei mi ha fatto una domanda sulla questione dell'acqua, della potabilità. Il problema della potabilità dell'acqua non è un problema che può risolvere da solo il comune, questo perché non ha le risorse finanziarie necessarie e adeguate per poterlo affrontare. O c'è una visione di programma e di strategia con la Regione Calabria, dove i fondi comunitari adesso, oltre il PNRR 2021-2027, consentono, se si svegliasse un po' la classe politica regionale vibonese, se si svegliasse, allora metterebbe sul tavolo un pochettino una problematica rilevante. E guardi, le piazze stanno consentendo al perimetro del centro vibonese a rifare la rete idrica e la rete fognaria. Questo, cioè, non è che possiamo demolire tutto e dire oggi, se poi la dispersione del centro della rete idrica oggi del centro vibonese è zero, pari allo zero, perché sta venendo ad essere rifatta con le operazioni di riqualificazione del centro storico. Ora, delle piazze, delle cose, anche del centro storico, perché caro amico mio, il centro storico, la riqualificazione la si deve ai fondi programmati comunitari nella loro amministrazione scopellita e con l'amministrazione D'Agostino. Il parco urbano ce l'hai per quella amministrazione, il teatro comunale ce l'hai per quella amministrazione. Allora mi dilungo per dirti un pochettino di cose, perché non hai memoria storica. Ora, poi la questione sanità è un'altra problematica. Io sono critico su alcuni 20 anni di meraviglia, certo, questo territorio è stato, il centrodestra può dire quello che vuoi, il centrodestra passato, il centrodestra passato è stato un centrodestra all'altezza del governo che ha saputo governare la società. Certo, non è facile, adesso mi auguro non andiate voi, perché 2005-2010 avete distrutto una città, è ancora spallone. Mi auguro vada Muzzupappa al governo della città. Siamo praticamente in chiusura, mi sembra che questo confronto abbia contribuito ad accendere un po' questa campagna elettorale che avevamo definito un po' morta. L'avete tutto sommato ravvivata. Zoom 24 vi dà appuntamento già da adesso a venerdì sera per una ulteriore puntata dibattito politico che vedrà protagonisti i leader regionali dei principali partiti e alcuni consiglieri regionali del centrodestra e del centrosinistra, ovviamente oltre che dello schieramento terzo polista e di Rifondazione Comunista, che sono presenti nella competizione. Grazie per averci seguito, a risentirci.